L'augurio di una buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG del lunedì. Apriamo parlando di cronaca con un nuovo blitz in un capannone cinese nella zona di Prato del Macrolotto, un fabbricato dove avevano sede quattro aziende di abbigliamento. Sono stati scoperti operai clandestini e anche dormitori, sigilli a oltre 80 macchinari. Vediamo il servizio di Giovanni Luca Valea. Continua il giro di vite a Prato contro il malaffare cinese, con nuovi interventi delle forze dell'ordine che sono quasi all'ordine del giorno. Al centro delle indagini i cosiddetti capannoni alveari, veri e propri depositi in cui centinaia di lavoratori cinesi, talvolta persino in stato di clandestinità, sono costretti a pessime condizioni igienico-sanitarie. Quest'oggi, a Prato, al Macrolotto Zero, sono stati posti sotto sequestro 86 macchinari in un'operazione della Polizia Municipale, condotta nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli alle attività produttive. Oltre all'operazione di sequestro che riguarda i macchinari, la Polizia Municipale, coadiuvata dal Nucleo dei Carabinieri, dell'Ispettorato del Lavoro e dei tecnici della prevenzione dell'AS 4 di Prato, ha identificato e denunciato i datori di lavoro, accusati di sfruttamento di manodopera clandestina. Nel fabbricato sono state rinvenute quattro ditte diverse, tutte attive nel ramo delle confezioni e tutte gestite da imprenditori di nazionalità cinese. All'interno delle ditte, le forze dell'ordine hanno poi scoperto strutture soppalcate e abusive, destinate ad uso abitativo. Le condizioni di vita erano pessime. I soppalchi erano infatti ripartiti in 33 vani dormitorio, per un totale di 49 posti letto, con 4 cucine rifornite da fornelli alimentati da bombole di GPL, ben lontane dall'essere in condizioni di sicurezza. In totale, dunque, sono state identificate 32 persone, tra le quali 6 operai in stato di clandestinità, impegnati come cucitori in due delle ditte oggetto di accertamento. L'immobile, inoltre, è stato interamente sequestrato. Il sindaco Matteo Biffoni ha espresso grande soddisfazione per l'operazione condotta dalle forze dell'ordine, dopo averle ringraziate per l'impegno che dimostrano ogni giorno a tutela della legalità. Parliamo anche, continuiamo con la cronaca di questa mattina. Una persona è rimasta travolta da un treno tra Rovezzano e Campo di Marte, morta sulla tratta appunto che portava dalla stazione fiorentina fino a quella di Rovezzano, da quella di Campo di Marte a quella di Rovezzano, accaduta questa mattina intorno alle 9:30. Ci sono ritardi sui treni intercity verso Torino fino a 35 minuti, almeno questa è la situazione di qualche minuto fa. Il tratto in cui si è verificato l'incidente è stato chiuso e messaggi sono stati diramati naturalmente nelle varie stazioni. Non si sa ancora se si tratta di un suicidio oppure di un incidente, ma la Polfer che sta diciamo facendo le immagini, le indagini, pensa che si possa trattare effettivamente di un suicidio. La vittima è un insegnante 62enne di Modena che da tempo era residente a Firenze. E parlando ancora di treni, si parla di disagi che ci sono in modo particolare su una tratta, la Chiusi Pistoia, sul regionale 6604. Una viaggiatrice denuncia: eravamo accalcati come bestie e un uomo è anche svenuto sulla tratta. Il treno era stracolmo, nella penultima carrozza la porta era rotta. Questo è quello che è stato raccontato al sito repubblica.it in un articolo riportato da Gerardo Adinolfi. Questa mattina intorno alle 7:45 una donna di 35 anni è svenuta sul treno nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte, secondo chi era a bordo, a causa del poco spazio e della poca aria. Sul posto è accorso il 118, con il treno fermo in stazione per circa mezz'ora, la passeggera che è stata portata all'ospedale di Santa Maria Nuova per gli accertamenti. Il treno regionale 6604 è sempre affollato, ha spiegato un'altra pendolare. Non è la prima volta che una persona si sente male e non sarà l'ultima. Per questo c'è anche il comitato pendolari Valdarno direttissima, che chiedeva una carrozza in più alla regione toscana, e vedremo quali saranno poi le trattative anche con Trenitalia per risolvere questo problema che da tempo in realtà assilla i pendolari, soprattutto e sempre quasi sulle tratte regionali, in treni considerati in qualche modo di serie B anche dallo stesso gestore Trenitalia. Cambiamo argomento, parliamo di Pietro Grasso, il Presidente del Senato, che arriva a Firenze questa mattina per un convegno molto importante, un convegno che tratta della cooperazione euro-mediterranea e che naturalmente va da sé a particolare rilevanza in un periodo in cui i conflitti sono più forti che mai e naturalmente molto vicini anche alle porte di casa nostra, intesa casa nostra come l'Europa. Vediamo il servizio.
L'Europa è incapace di governare fenomeni complessi come l'immigrazione e questa incapacità rischia di destabilizzare la sponda nord del Mediterraneo. È un attacco durissimo quello sferrato dal presidente del Senato Pietro Grasso, arrivato a Firenze per partecipare al convegno sulla cooperazione euro-mediterranea, che il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea in Senato, Vannino Chiti, ha voluto organizzare a Firenze nella sala del Consiglio regionale. Obiettivo: fare il punto sui risultati conseguiti dall'Unione Europea a 20 anni dalla dichiarazione di Barcellona, con cui nel 1995 i paesi dell'Unione si erano impegnati a garantire la pace, lo sviluppo economico e gli interscambi culturali nel bacino del Mediterraneo. L'Unione Europea ha dedicato al Mediterraneo purtroppo troppo esitanti e timide politiche che hanno purtroppo decretato appunto la nostra sostanziale irrilevanza sul corso degli eventi. All'appuntamento a Firenze hanno partecipato anche il sindaco Dario Nardella e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che hanno sposato in pieno le considerazioni di Grasso, sottolineando come debbano essere le regioni e i comuni che si affacciano sul Mare Nostrum a farsi carico per primi di un processo di integrazione a livello appunto euro-mediterraneo. Se noi tutti ripartiremo da qui, da Firenze, una città da sempre vocata all'incontro di storie e di civiltà, con questa precisa consapevolezza credo che avremo già fatto qualcosa di molto importante per il futuro delle giovani generazioni. Grazie. Ancora cronaca, è stata una notte di furti, quella appena trascorsa per quanto riguarda il capoluogo toscano Firenze, furto in un appartamento in via Guinizelli alle Cure. La scorsa notte i ladri hanno rovistato in casa e sono riusciti ad aprire la cassaforte portando via monili e denaro per una cifra complessiva di circa 80.000 euro. A dare l'allarme un conoscente dei padroni di casa che stava tornando all'appartamento e che ha visto uscire due persone, le quali vedendosi scoperte hanno abbandonato gli attrezzi da scasso e sono fuggite. Sul posto è intervenuta la polizia. Un altro furto in appartamento, invece questa volta in via Galliano. Tornando a casa, la proprietaria ha visto due ragazze che scendevano di corsa le scale. La donna ha trovato la porta dell'appartamento aperta, erano spariti un orologio di pregio e un anello in oro. È intervenuta anche in questo caso la polizia. Parliamo anche di alcune proteste che ci sono state durante il weekend e partiamo da quella del movimento Lotta per la Casa, guidati e capitanati da Bargellini, che chiedono di fatto più tutele in qualche modo per gli stabili occupati e non gli sfratti coatti come sono già stati effettuati in passato. Vedremo naturalmente quali saranno le risposte della Regione Toscana. Intanto però la manifestazione c'è stata e dice Bargellini: Se non ci sarà una trattativa aperta e in qualche modo democratica, procederemo, il Movimento della Lotta per la Casa procederà anche con azioni di rilievo. Vediamo e ascoltiamo le parole di Bargellini. Erano quasi un centinaio gli esponenti del movimento di Lotta per la Casa che sabato mattina sono scesi in corteo in centro a Firenze per chiedere la sospensione degli sgomberi degli stabili occupati. Il corteo, partito da Piazza San Marco e aperto dallo striscione Giustizia Sociale, ha raggiunto la sede della prefettura dove una delegazione è stata ricevuta da alcuni funzionari. A Firenze attualmente ci sono 15 stabili occupati e la richiesta del movimento è che non si proceda agli sgomberi, viste le drammatiche situazioni degli occupanti. 300 persone a Bologna si sono barricate per un giorno intero davanti a centinaia di poliziotti e carabinieri. Hanno rivendicato il diritto alla casa, erano donne, uomini, italiani, migranti, dando un segnale di uguaglianza nella disperazione, nella sofferenza. Questo messaggio per noi è un messaggio forte, vogliamo che questa cosa arrivi direttamente anche alle finestre di chi ha il potere, dal prefetto, perché la politica non esiste, la politica sociale nemmeno, case popolari non si fanno, gli sfrattati sono sempre più in difficoltà, chi occupa le case è sempre sottoposto al regime di sgombero.
davanti a questo dramma sociale o si comincia a dare risposte che non sono solo quelle di portare i plotoni di polizia e carabinieri, ma si affronta la questione legata a un'emergenza sociale che non ha precedenti nella storia e la si affronta in termini seri, non solo con le parole, non solo con i contributi per l'affitto, ma dicendo probabilmente servano più soldi per le case popolari, meno soldi per le opere inutili, per gli aerei da guerra. Nonostante il lavoro coadiuvato dalla Regione Toscana e dagli enti locali, insieme a chi si occupa di realizzare gli edifici di edilizia residenziale pubblica, gli esponenti del movimento minacciano, in assenza di un dialogo costruttivo, nuove manifestazioni e azioni esemplari. Noi saremo costretti a lottare, le occupazioni non finiranno, le difese degli sfratti nemmeno. Questo diremo al prefetto, o si sospende perlomeno l'esecuzione degli sfratti. Sapete che anche a Firenze ci sono forme di autolesionismo, tentati suicidi. O si sospende e si dice finché non c'è risposte sociali si blocca la situazione e si inizia una fase di trattativa seria, oppure saremo costretti a farci intendere, diciamo, con le maniere forti, che non è carino per tutti. E come dicevamo, un weekend di manifestazione, oltre a quelle del Movimento Lotta per la Casa, c'è stato anche una manifestazione in piazza, quindi sono scesi in strada i COBAS, in realtà tutti i sindacati, per protestare sulla riforma della scuola. In particolare però il sindacato del COBAS, con Stefano Fuso, ha parlato ai nostri microfoni definendo quelli che sono i punti fondamentali che non piacciono della riforma cosiddetta della buona scuola. Sentiamo Fuso. Contro l'applicazione della legge 107, la cosiddetta buona scuola, che praticamente trasforma in aziende in realtà le scuole, con i presidi padroncini che hanno potere, no, di premiare, punire, della chiamata diretta, scuole in concorrenza che vanno contro il diritto all'istruzione, che è un diritto garantito dalla Costituzione uguale a tutti i cittadini. Qui invece ognuno si deve guadagnare gli sponsor, e con questa finzione del merito, che in realtà è solo un riconoscimento economico di tipo gerarchico sulla base di una presunta professionalità legata all'obbedienza. Chi è più obbediente, chi obbedisce di più alle direttive del dirigente scolastico, è quello che avrà ricevuto questo compenso, insieme ai test invalsi, che sono l'altro elemento che tra l'altro noi critichiamo, perché significano la standardizzazione dell'istruzione attraverso una forma di addestramento che sono completamente estranee a un sistema educativo e anche didattico, perché presuppongono, no, di verificare apprendimenti sulla base di domande quiz uguali su tutto il territorio nazionale, quando sappiamo benissimo che il lavoro didattico che si fa in classe lo facciamo sui singoli studenti che poi messi insieme fanno una classe. Notte di controlli anche per quanto riguarda la polizia stradale, sono stati infatti messi a punto diversi controlli soprattutto nella zona di Firenze Sud nella notte tra venerdì e sabato, ma anche in quella tra sabato e domenica. Sono state sottoposte a controllo 30 autovetture e 5 conducenti sono risultati positivi al precursore. Il successivo controllo tramite etilometro ha poi evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per i 3 conducenti, essendo stato riscontrato un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro, oltre al ritiro della patente è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria. Sono stati sanzionati amministrativamente anche 2 neopatentati. La Polizia Stradale di Firenze prosegue dunque nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che insieme all'utilizzo dei telefoni cellulari costituisce una delle principali cause di incidenti stradali. Nei primi 9 mesi del 2015 infatti sono state accertate 219 violazioni per guida in stato di ebbrezza, oltre 2/3 delle quali per un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro e pertanto costituenti reato. Questo il bilancio di quanto nel weekend da parte della Polizia Stradale, ma anche da inizio anno, come ricordava il comunicato. E parliamo anche di Franco Gabrielli, che in questi giorni, venerdì per la precisione, è arrivato a Firenze per ricevere un'onorificenza. Di fatto è diventato fratello onorario della Misericordia di Firenze, un
premio in qualche modo la sua carriera per il suo operato sia a guida della Protezione Civile che adesso alla Prefettura di Roma, naturalmente una posizione molto molto complicata su cui i giornalisti lo hanno anche interpellato, ma Gabrielli è stato rapido nel divincolarsi. Ascoltiamolo in 30 secondi. Gabrielli, bentornato a Firenze, stavolta con un'occasione un po' particolare. Sono molto 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 onorato di questo regalo che i miei amici della confraternita mi hanno voluto fare, quindi fatemene uno anche voi, lasciatemi andare e così almeno oggi la giornata la finiamo in bellezza. No? Senta, per quanto riguarda le vicende romane, il sindaco... Allora guardi, qui siamo in Toscana, Firenze, la città del nostro premier, Roma è 280 chilometri più giù, grazie. E questo era Franco Gabrielli. Allora, parliamo anche del Battistero di Firenze, non per narrarne naturalmente i pregi estetici e architettonici, perché sono sotto gli occhi di tutti, ma finalmente ritornano a essere visibili da tutti, perché da tanto tempo il Battistero era in fase di restauro e adesso però è tornato al suo splendore, allo splendore di un tempo, e naturalmente è stato un evento quello di rivederlo in queste condizioni, a cui hanno voluto partecipare sia il Cardinal Betori che il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Ce ne parla nel servizio Chiara Elci. Il Battistero di Firenze torna alla sua storia ed è pronto ad accogliere Papa Francesco il prossimo 10 novembre. Il restauro del monumento, simbolo della città, è stato infatti portato a compimento dal Consorzio San Zanobi dopo un anno e 9 mesi di lavori e a 70 anni dall'ultimo intervento. È stato presentato sabato 24 ottobre alla presenza dell'arcivescovo Giuseppe Betori, il sindaco Dario Nardella, il presidente dell'Opera del Duomo Franco Lucchesi e il soprintendente ai beni architettonici di Firenze Alessandro Marino. L'intervento ha interessato il rivestimento marmoreo delle 8 facciate esterne, delle falde di copertura e della lanterna del battistero. Un lavoro di grande valore a scopo conservativo, teso ad eliminare gli strati di incrostazioni e di depositi di sostanze inquinanti, nonché a ridefinire gli elementi marmorei degradati nel tempo, per un finanziamento di oltre 2 milioni di euro stanziati dall'opera stessa ed in parte attraverso una campagna di raccolta fondi a cui hanno risposto migliaia di cittadini per iniziativa di Unicop Firenze, Maison Pucci e i singoli donatori. Il battistero può essere preso immagine di una città che deve essere curata, ha dichiarato Betori, in quanto è forse l'elemento identificativo di Firenze più caro alla nostra storia e al nostro presente. Credo quello che emerga in questa riscoperta del battistero è il fatto che esso è una stratificazione di interventi, di lastre che sono state rimesse posizionate lungo una storia che ha continuamente abbisognato di una cura di questo monumento, così come può essere preso a immagine di una città che deve essere curata alla stessa maniera. Le cose non sono immobili, questo battistero, così come lo vediamo, è il frutto di un cammino del popolo di Firenze e credo ci possa rappresentare in questa cura continua che dobbiamo avere della nostra città. Lo stesso sindaco Nardella si dichiara soddisfatto per l'ottimo lavoro di squadra che ha permesso di riportare il battistero al suo più alto splendore. 175 giorni di lavori per riportare alla luce il bel San Giovanni, come amava chiamarlo Dante, come lo ha descritto Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. È uno dei monumenti non solo più belli, ma anche più amati e sentiti come propri da parte dei fiorentini. E quindi come sindaco di Firenze voglio condividere questa gioia con tutti i fiorentini. Abbiamo anche contribuito con il Comune, come sapete, con 275.000 euro che abbiamo sottratto all'accordo con il Ministero, quindi ci sentiamo in piccola parte partecipi concretamente per questa grande opera di restauro, con il nostro impegno soprattutto di contrasto allo smog attraverso le iniziative delle pedonalizzazioni avremo sicuramente meno problemi per quanto riguarda lo smog, perché l'inquinamento da traffico fa male a noi, fa male alle persone, ma fa male anche ai nostri monumenti. È difficile poter prevedere quale sarà l'emozione del Papa Francesco che il 10 di novembre sarà qui e passerà per la prima volta, perché è la sua prima visita nella sua vita a Firenze, passerà all'ombra di questo luogo di sacralità spirituale e artistica.
Parliamo anche di un convegno, quello della CNA, che per celebrare i suoi 70 anni si è riunita in Val di Sieve, una serata presentata dal nostro Andrea Vignolini, e c'erano lì per noi anche le telecamere a raccontarle, e in particolare Nico Malenotti. Sentiamo. Si può apprendere un'arte solo nelle botteghe di colore e con quella si guadagnano la vita, sosteneva oltre un secolo fa in piena industrializzazione il celebre scrittore Samuel Butler. E infatti sul fiorente passato e sulle aspettative future delle laboriose piccole e medie imprese italiane, che il CNA a Firenze quest'anno festeggia i suoi 70 anni. Una storia partita il 12 luglio 1945, con un capitale sociale e relazionale in continua crescita, che oggi conta oltre 9.000 associati. La cerimonia nell'area Chianti, Valdarno e Val di Sieve si è svolta presso la Villa Poggioreale a Rufina, con la presenza di Andrea Calistri, presidente CNA a Firenze, e Sandra Pelli, presidente dell'area, e ha visto come protagonisti gli associati storici e i presidenti si sono avvicendati nei decenni di vita della Confederazione. Sull'importanza dell'evento si è espressa Paola Lorenzini, coordinatrice dell'area Chianti Valdarno Val di Sieve. Si tratta di un primo evento questo che toccherà tanti altri eventi su tutta la provincia. La prima manifestazione si è tenuta nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio il 13 di luglio, e questo a ricordare i 70 anni della CNA di Firenze. Il 12 luglio per l'esattezza del 1945 nasceva a Firenze la CNA in occasione del termine della Seconda Guerra Mondiale, e quando tutte le forze economiche e sociali si ritrovavano insieme per impegnarsi nella ricostruzione dell'Italia. Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali come Mauro Pinzani, sindaco del paese ospitante che ha aperto la celebrazione, e il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, chiamato insieme ad Andrea Calistri alla consegna di un riconoscimento speciale all'azienda Mobili Pafen, fondata nel 1920 e associata dal 1946, una delle tante aziende che ancora oggi contribuisce a rendere inconfondibile lo stile e il marchio italiano. Sulla tassa di soggiorno scatta il piano soft a Firenze per recuperare l'imposta che non è stata collezionata. Si parla di circa 30.000 persone che l'hanno evasa in qualche modo, che affittano, le 30.000 persone sono quelle che in città a Firenze affittano camere e appartamenti tramite internet. È un affare che costa alle casse del comune una mancanza di introiti di quasi 1,6 milioni di euro, quindi cifre naturalmente molto ingenti, e per questo tramite una lettera firmata dall'ufficio recupero evasione si arriverà, insomma, verranno recapitate a casa degli affittacamere in modo da sollecitare il pagamento di questa imposta. Si tratterà di un primo step da parte del comune, che da alcuni mesi sta trattando con i principali portali web di affitto turistico, compreso, come ne abbiamo parlato spesso, quello più celebre di Airbnb. Allora, parliamo di traffico, cioè andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in Toscana, perché al ritorno poi parleremo di sport, del weekend calcistico, ma naturalmente non solo, perché c'era anche la partita del Bisonte di pallavolo e tutti gli altri sport. Avremo in studio Fabio Ferri, quindi restate con noi, tra pochissimo torniamo. Una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Giuditta Boeti. Sull'autostrada A1 traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio per traffico intenso verso Bologna. Informiamo che dalle ore 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'entrata della stazione di Firenze Nord in direzione Roma per lavori di pavimentazione. Sulla Fipili coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Informiamo che da oggi a mercoledì 28 ottobre con orario 21.06 sarà chiuso per lavori di ripristino della pavimentazione il tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Sulla A12 Genova Rosignano controllo della velocità tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio. Bentornati in studio. Allora, parliamo di sport. Prima però vi ricordo anche l'appuntamento, allora, di questa sera alle 19. Torna naturalmente Telegram, avremo ospite Giacomo Matteucci di Confagricoltura e il vice sindaco di Borgo San Lorenzo Enrico Paoli. Faremo il punto sul sistema agricolo toscano e anche sul ritorno all'agricoltura come lavoro da parte di tanti giovani, insomma una realtà che si rilancia in Toscana.
Poi naturalmente questa sera in prima serata l'appuntamento con lo sport di Acome Azzurro e poi Viola Express di Erika Calvani per fare il punto sulle squadre toscane della Serie A. Allora, proprio di questo ombre e luci, perché l'Empoli vince, la Fiorentina perde in casa contro la Roma, insomma ne parliamo insieme al nostro giornalista sportivo Fabio Ferra, qui do il benvenuto. Ciao Fabio. Ciao Alessio. Alternarsi di risultati, perché buona la vittoria dell'Empoli che ha aperto la nona giornata di Serie A battendo 2-0 il Genoa, e l'aveva detto Giampaolo, sarà partita importante, sono tre punti che l'Empoli deve conquistare legittimandoli col gioco, e direi che sono arrivate entrambe le cose, sia il gioco sia i tre punti. Dall'altra parte eravamo tutti pronti ad accogliere Mohamed Salah con fischietti che hanno, come dire, reso molto rumoroso lo stadio Artemio Franchi. Non è bastato però a limitare il giocatore egiziano della Roma, e in generale una squadra che ha tutte le carte in regola, almeno dal punto di vista dell'organico, per davvero candidarsi alla vittoria dello scudetto in Serie A. La Roma è una delle squadre più forti del campionato, l'avevamo detto, c'erano dei dubbi più che altro sullo schieramento, no? Sull'amalgama, su quanto la Roma riesce in questo avvio di campionato a mettere in campo tutti i suoi schemi e soprattutto a massimizzare la qualità poi dei suoi migliori interpreti. Invece dubbi che sono stati fugati da una buona prestazione contro la Fiorentina. Buona prestazione contro la Fiorentina, è arrivata peraltro insomma prima al settimo minuto, e quindi già una batosta iniziale da parte di Salah, che insomma ha trovato un gol effettivamente bellissimo. C'è poco da fare di fronte a queste esecuzioni. Poi sul secondo gol della Roma, un errore madornale di Roncaglia, però insomma di fatto anche qui si ripete un po' il copione già visto per la Fiorentina, grande possesso di palla, poi però sulle ripartenze altrui insomma si soffre, quello che poi non riesce a fare la Fiorentina, che invece quando attacca le occasioni ne produce abbastanza, ma poi non riesce a buttarla dentro, se non come ieri insomma in chiusura al 93esimo o qualcosa di simile da parte di Boubacar. Se non altro Firenze oggi si sveglia con l'amaro in bocca, perché è stata una settimana davvero davvero triste in qualche modo, no? C'era da aspettarselo, però forse si sperava in qualche punticino in più. Si sperava in qualche punto in più. Io direi che il rimpianto più grosso rimane quello, per quanto riguarda il campionato, della partita con il Napoli, perché la Fiorentina è stata veramente vicina a strappare almeno un punto al San Paolo giocando una signora partita. E poi per quanto riguarda l'Europa, ovviamente c'è l'amarezza di aver perso contro una squadra che la Fiorentina poteva e doveva battere, il Lech Poznan, una formazione che, l'abbiamo detto più volte, è ultima nel campionato polacco. Certo, nello scorso campionato ha vinto la Serie A appunto della Polonia, ma è stata davvero una sconfitta che non ci voleva, anche perché adesso la Fiorentina ha perso il primato, ma soprattutto si trova all'ultimo posto del gruppo ID Europa League. Quindi sì, è stata la settimana peggiore che ci potevamo aspettare. Facevamo, no, tutti i nostri bilanci alla vigilia di questa di questo trittico di partite, e certo questo era il peggiore scenario, nel peggiore dei modi. Senti, intanto poi ci sarà tempo nel corso della giornata dei vari programmi naturalmente anche questa sera per parlare di Fiorentina, anche di Empoli naturalmente, che invece ha portato a casa una bella vittoria. Però diamo due parole anche sugli altri sport, perché il weekend è stato comunque un weekend impegnativo, no? Da sotto il profilo sportivo. Eh sì, a Campo di Marte diciamo che era denso il piatto offerto dallo sport fiorentino. C'era l'esordio dei Medici, nuova franchigia fiorentina del rugby di Serie A, esordio casalingo ovviamente, in realtà la prima giornata era arrivata nella settimana scorsa, e Medicei che adesso hanno ben due vittorie consecutive, perché appunto nell'esordio in casa è arrivato questo 20-15 sul CUS Roma, che sicuramente ha fatto molto piacere a tutta Firenze. Il rugby riparte con questo progetto ambizioso, un progetto che al di là di Firenze si espande anche all'interno di tutti i confini regionali, quindi sicuramente un progetto interessante che sta dando i primi frutti, con l'obiettivo dichiarato di arrivare ai playoff scudetto e magari di tentare già da questa stagione il salto. Poi riposava la Savino del Bene per quanto riguarda la pallavolo di Serie A1, ma giocava al Mandela Forum alle 19 il Bisonte di Firenze, che ha ottenuto una splendida vittoria 3-2 al tie break sulla Nordmeccanica Piacenza, una delle formazioni più forti del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. E poi c'era tanto tanto sport ancora nella giornata di sabato e anche nella giornata di domenica, con a San Marcellino la partita della Fiorentina femminile che in Coppa Italia ha battuto 4-0 il Bologna, e quindi
almeno da una parte la Fiorentina ride perché la sua squadra femminile è riuscita appunto a imporsi in Coppa Italia. Va bene, allora le maglie viola da qualche parte hanno trionfato, poi naturalmente cercheremo di capire, come ricordavamo, nel T-Sport di questo pomeriggio e poi nei programmi serali anche quelle che sono le reazioni, no, da parte dello staff e anche da parte dei tifosi della Fiorentina, stiamo parlando naturalmente ridimensionata da questa sconfitta con la Roma. Allora grazie a Fabio Ferri, in bocca al lupo per la missione di oggi, grazie. Buon lavoro naturalmente, grazie anche a voi per averci seguito. Studio TG termina qui, vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Telegram, poi in prima serata Acume Azzurro e Viola Express. Grazie per averci seguito. Studio TG invece torna domani. A tutti voi una buona giornata.